Martini. Paolo Villaggio. E i sogni proibiti. Ci colleghiamo con il Palazzo dello Sport di Tokyo per trasmettervi la radiocronaca diretta dell'incontro di karate valevole per il titolo mondiale. Yashuro Makizuki, detto Mano d'Acciaio, tenta di strappare il titolo a Yamaki Yakitoko. Accolto da un delirante applauso del pubblico, ha fatto la sua comparsa al centro della palestra la cintura nera di un nero cupo, Yoguru Kane. E ad onta del suo curioso cognome giapponese, è un oriondo italiano. Questa sera il campione si batte in onore della famosa danzatrice Karamushu Shini, che i pettegolezzi dei rotocalchi vogliono sia la fidanzata segreta del celebre Yaguru Kano. Ecco, inizia l'incontro! Fantastico, fantastico! Yaguru ha stritolato letteralmente il suo avversario solo dopo 5 secondi. Ecco, ecco il momento più emozionante dell'esibizione. Con un solo colpo Yaguru dovrà spaccare 40 tavolette di legno. Questo esercizio è costato a Yaguru Kane anni e anni di durissimo allenamento e 12 fratture alle mani. Le sue mani agili come gazzelle e dure come l'acciaio. Il pubblico trattiene il respiro. Esca per favore e si faccia curare. Ecco che Yaguru Kane prende lo slancio. Sì, sì, ancora una volta Yaguru è stato all'altezza della sua fama. Eccolo sorridere alla stupenda Karamushu Shin. Signore? Signore? Signore! Cosa c'è? Cosa beve? Un martini. Rosso, bianco o dry? Bianco. No, rosso. Bene, signore. Rosso, bianco, dry, per me sono tutti eccezionali. Hai chiesto un martini? Eccezionale. Con chiunque, dovunque, un martini. Quello sì,